Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è in Puglia per il vertice del G7. Ieri ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante questo importante incontro, i due leader hanno firmato un documento di cooperazione che definisce le misure di sostegno all'Ucraina. Il premier Kishida ha dichiarato: "Il Giappone coopererà con tutti i paesi che hanno a cuore l'Ucraina, non solo nel G7, fornendole un forte sostegno." Questo impegno si concretizza in una serie di misure di sostegno economico volte alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire un aiuto a lungo termine. Il governo giapponese attuerà una politica di assistenza che comprende soprattutto la fornitura di attrezzature non letali e operazioni di sminamento. Questo tipo di supporto è cruciale per aiutare l'Ucraina a ricostruire le infrastrutture, nonché a garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Anche perché non va dimenticato che nessuno sa quante mine terrestri siano sparse in Ucraina. Potenzialmente centinaia di migliaia lungo le strade, sepolte nei campi e nascoste in città devastate che un giorno saranno ripopolate. Il documento di cooperazione firmato dai due leader include anche protocolli per consultazioni intergovernative entro 24 ore in caso di una nuova invasione da parte della Russia. Qua semplicemente si sottolinea la necessità di una risposta rapida e coordinata ad ulteriori eventuali aggressioni. Kishida e Zelensky si erano già incontrati faccia a faccia circa un anno fa. Era il precedente G7 tenutosi a Hiroshima nel maggio dello scorso anno. La firma di ieri quindi rappresenta un ulteriore passo significativo nella collaborazione internazionale per il sostegno all'Ucraina, in un momento, diciamocelo, di grande incertezza e bisogno, e il Giappone farà la sua parte.